E ciao a tutti, io sono Grevido e benvenuto a questo secondo episodio su Midway Arcade Origin per Xbox 360. La scorsa volta abbiamo concluso con Championship Sprinter, ho fatto letteralmente schifo, molto difficile da giocare col gamepad, forse nel cabinato era tutta un'altra cosa. Iniziamo questa puntata con Defender e finiremo con Joust. Bello. Allora, Defender 1980, gioco libero, che sarebbe il free play. Allora, ok, spara tutto a scorrimento. Vai. Ma che cazzo, cambiato direzione. No, 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 porco. Bella. Scusate se per caso sentite dei cani abbaiare. Purtroppo non sanno, vaffanculo, regolare. Allora, dai, non riesco più a beccare questo stronzo che mi viene da dietro, guarda, mi ha distrutto. Adoro, se c'ho la cagna, se la sentite è una roba. Dai, non mi devo far distrarre dai cani. Ma credo che si senta nelle cuffie. Vaffanculo. Ma è bastardissimo. Game over. No, voglio riprovare, dai. Allora, spara sti cuffie qua. Sono facili. Ma c'è il lupo. Non c'è il lupo. Ah, con X faccio un teletrasporto, tipo. Ma io vado a cannone. Iannone a cannone. Guarda lì, mi stava per beccare, però non faccio qua. Guarda lì, mi ha sputato addosso. Dai. Niente, no, non li becco. Ma fa pure il teletrasporto. Dai. Becca. Che cazzo mi ha beccato? Ah, ma ci sono delle persone? Ah ah, game over. Ah, direi di cambiare gioco. Tanto c'è, cos'è il secondo? Defender 2. Ma scusa, non c'è scritto tipo... Cosa devo fare? Spinta, muovi. Spinta, bomba, intelligent. Ok, spostare, spostare. Ok. Allora, ecco qua, ci sono le persone. Ma se non vaffanculo, se non sbaglio non si devono salvare. Che cazzo è successo? Ah, spinta intelligente. Distrutto l'alieno. Faccio così. Ah, la bomba è così. Ok. Questi qua sono asteroidi, credo. E sto facendo il teletrasporto. Dai, becca. Ma forse da prendere un power up. Cazzo. Ma che cazzo succede certe volte? Comunque, colorato. Veramente una figata quanto è colorato questo titolo. Vaffanculo. Io voglio entrare dentro sto buco nero. Faccio così, lo distruggo. Ok. Bastardo, lo distruggo. Ma che mi ha una persona? L'ho salvato, dai, gli ho sparato. Game over. Ah, io ancora una volta. Sarò io che sto felice. Entra dentro il buco nero. Ma che, perché esplodo delle volte? Capisco. Oh, e dai, gli ho dato il culo all'alieno, che detta così è bruttissima. Porco schifo, dai. Minchia, figure. Scoprite come i grandi classici Midway facendo schifo. No, ovviamente non mi sono preparato prima, perché ci ho giocato prima. No. Vi sto rispolverando a voi, sentito. Certi non li conosco e faccio cacare perché non so le cose, non sono avuto
vulcano, cioè l'Etna, scappa, teletrasporto. Bastardo, ecco, ma sto qua l'ho salvato. E dove lo metto? Ah, forse... forse qua? E dove ti metto, bastardo? Ah, va a cagare, oh. Sto pigliando una persona. Ok, ti butto qua nella montagna. Oh, si è fatto 500 punti, troppo bravo. Eccoli, esploso. Game over, bene, troppo bravo. Usciamo. Poi, Gauntlet dell'85. Ah, spostare magia, sparare, facile. Chi pigliamo? Ma pigliamo lei. Xena. No, non è Xena. Allora, livello... ah, ma sono difficile. Ma io ho preso lei. Perché c'è un biondo, scusa? Oh, sto qua è bellissimo. È tipo un dungeon strano. E sali anche di livello. Qua c'è scritto exit. Ok, livello 2. Allora, qua c'è la chiave, ma io prima piglio il tesoro. Ok, se... allora, ho usato la pozione, così mi sono tolto via tutti quei coglioni lì. Porco! Oh! Dai! Allora, dobbiamo distruggere i nidi qua. Doi. Peccalo, grande. Ma se uso le frecce, ma forse... dai, non mi piglia il tesoro. Vai. Becca, 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 becca i nidi. Così non spawnano più. Qua c'è un altro. Bastardo. Ma perché non li becca? C'ha delle hitbox fatte un po' male. Voilà. Sto con tesoro. Livello 2, vedete, salite pure di livello come gli RPG. Volevi? Livello 3. Che tesoro, cazzo. Dai. Ah, non ho più magic potion. Cazzo, cazzo, qua c'è. Ah, ecco, del... il liquore ci ridà la vita. Sì, ma sono bloccatissimo. Ok. Sì, ho la miseria. Vai, butta via questo, pigliamo la chiave. Ok. No, mi sono incastrato. Dai. Vai, vai, vai. Grande. Cazzo. È pieno di gente. Dai. Ok. C'è ancora un nido qua. Ah, ma è pieno, eh. Venite, 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 venite. Bastardo. Guarda quanti ce ne sono di sti fantasmi. Vai, 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 vai. Ma tu... perdo il dito, eh. Meglio che mi muovo. Madonna. Gangbang di fantasmi. Cazzo. Ok, lì l'ho beccato. Pigliamo i tesori. Quanta vita ho? Vai, mi dice vita è 0. Ah, sotto 700 di vita. Insert coin. Un coin 700 di vita. Ah, guardate lì, ecco, sto qua il gioco degli shopponi. Io continuo a mettere giù coin. Guardate che la vita sale là sopra, vicino dove c'è scritta Valkyrie. Valkyrie. Guardate. Più coin mettete, più vita uno ha. 50.000, 54.000. Ok. Livello 4. Tanto sono pieno di vita. Ho perso 4 di vita.
Allora. Ok, ho fatto sparire tutti i cosi lì. Sto livello qua. Madosca, guardate qua che merdata. È bastardo, perché poi in questo gioco qua c'è anche la modalità score attack, dove avete solo un gettone e una vita. E qua io c'ero già arrivato. Anche perché sto gioco, se uno ha più di un gettone, è una cazzata andare avanti, eh. E sto punto qua è veramente una merda. Arrivavo quasi alla fine, che poi ci passavo. Perché guardate qua, è una roba veramente assurda. Quanti fantasmi, quanta roba. Dai. Non ho altre, no. Peccato che non si possono shoppare coi coin le pozioni. Dai. Dai, ditemi dov'è fattibile qua senza inserire dei coin. Oh. Guardate quanti nemici. Facciamo ancora sto livello, poi cambiamo titolo, eh. Vai. Dai. Guarda lì. Si va avanti un pixel alla volta. Ok, dai. Siamo quasi arrivati alla fine, eh. Pian piano, forza a spaccare case. Vai, vai, vai. Eccoli i fantasmi di sto cazzos. Spacchiamo lo spawn, dai. Vai, 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 vai. Madò, quanti nemici? C'ho già il dito che veramente lo perdo, eh. Guardate quanta vita. Dai, madosca. Dai, da quasi 55.000 di vita. Quasi a 53.000. Porca miseria. Devo spaccare lo spawn. Vai, vai, vai. Se no qua non andiamo mai più avanti. Vai. Oh, porca trota. E io che pensavo di farlo con un coin, mamma mia. Ah, lì c'è l'exit. Dai, fammi solo andare all'exit, va. Ok. Vediamo quant'è storto sto livello. Che belli. Tolgono 7 di vita, sti stronzi, le merde qua che sparano. E io direi di cambiare gioco. E facciamo Gauntlet 2. E di che anno è questo? Dell'86. Sempre gli stessi comandi. Alà. Graficamente è praticamente uguale. Ma se io select hero, Elfo Warrior. Io voglio Valkyria. Ok. Ok, abbiamo di nuovo lei. E anche qua shoppando, guardate lì, la vita che sale. Mettendo i coin. Le monetine, monetine. Ah, graficamente sembra quasi più bello il primo che questo. Vabbè, io esco già subito. Facciamo ancora sto livello, tanto per, tanto sulla fine. Non è che è molto diverso, è dal primo. Guarda lì, guarda lì. Questi qua cosa vivono nei cespugli? Ma scusa, sto cespuglio. Ah, st mi stunna, ok. Sta roba qua gialla mi stunna. Wow, ho recuperato 100 di vita, come potete anche notare. Non è che ti fa recuperare tantissima vita, eh. Questi qua sono l'Azur. Così. Così. Dai, bastardo. Togliti dai maroni. Oh, picchialo. Ok. Quanto vita mi toglie se io passo? Ok, mi toglie 2 di vita.
io fa... mi ha stunnato, le palle lì mi tolgono anche vita. Cazzo, i pulcini che lanciano le palle, che cazzo. Voilà. Ma andate a cagare, io scappo. Spacca questo. Allora lì, fottetemi. Ho lasciato un tesoro, ma non fa niente. Allora, esci dal titolo. E l'ultimo di questo video è Joust. Ah, già non ve l'ho detto. Più o meno i video dureranno tra i 15 e mezz'ora. Dipende un po' da come prendo quei titoli. Joust, il primo. Allora, credito. Ficchiamone 3, 4, 5. Questo titolo qua c'è anche per console casalinga, NES, eccetera. Allora, vediamo un po'. Dai, è veramente difficile da comandare con l'analogico, non so se sono deficiente io o cosa. Dai, ok, uno l'ho beccato. Ok, devo prendere le uova. Ce n'è ancora uno. Dai, è stronzo. Ok, l'ho beccato, l'ho beccato. Vieni qua e pigliamo anche l'ultimo. Su NES è molto molto più semplice sto titolo. Cazzo! Dai, sto qua lo becco adesso. Preso l'uovo. Ma conviene quasi... Bastardo, mi ha preso lui. Conviene quasi star qua sotto se scendono, no, eh? Ah sì, è sceso. Cazzo, vai qua. Beccato. Porca che spavento. Beccato un altro. Dai, dai. È l'ultimo anche beccato. Dai. Piglia l'uovo. Ok, wave 3. Cazzo. Si sta bruciando il pavimento. Eh già, perché lì ti obbliga a volare in giro. Ok? No, mi ha beccato, bastardo. Devo fare lo stronzo e rimanere qua così. No, eh? Non vuole. Sali su. Oh. So che devi premere in continuazione A. Ok, due uova. Tre. Vaffanculo. Questo uovo dove finisce? Nella lava, mi sa. Sì. Dai, anche questo. No, l'ho preso. Mi ha preso anche lui, però. L'ultima vita. Dai, anche questo finisce nella lava. Ok. Round 4 fatto. Allora, l'ultima vita, poi concludo il video. Cerco di non farmi prendere. Bastardo, sto subito. Ah, finiscono tutti nella lava. Che cazzo è successo lì? Ah, tipo il fuoco l'aveva preso. Bastardo. Game over, metti le tue iniziali. R dai. R. E mettiamo sempre la Y. Sono arrivato 35esimo. Porca puttana. L'altra volta cos'era 33esimo in un titolo e stavolta 35esimo. E niente, io direi che per questa seconda puntata di Midway Arcade Origins è tutto. Un saluto da Crew e al prossimo video. Ciao ciao.